I canti della tradizione natalizia diventano note, voci ed emozioni per lanciare un messaggio di pace. Sono gli auguri che anche quest'anno l'Accademia Musicale Biagio Abate di Biceglie ha rivolto a tutti in occasione del saggio di fine corso. Un appuntamento fisso nei giorni che precedono le feste, ma ospitato questa volta in una location ben più prestigiosa. Sul palco del Teatro Politeama di Biceglie, dove uno dopo l'altro si sono esibiti 110 allievi provenienti dai vari corsi, guidati come sempre dalla direttrice Enza Martina. Non il classico concerto di Natale, ma una serata di profonda riflessione tradotta in musica e parole sui temi dell'integrazione, del rispetto per il prossimo e della solidarietà. Quando arriva Natale, penso che sia proprio il momento per parlare di pace, ma anche per cominciare a costruirla. I ragazzi infatti hanno studiato i testi delle canzoni che stasera propongono e proprio per cercarne il significato. Io stessa ho scritto per loro delle poesie che hanno recitato sul palco per tutta la serata, dove parliamo di pace come integrazione, come amore per gli altri, come solidarietà, come attenzione a quelli che sono i problemi della nostra società odierna. A fare da cornice lo splendido teatro cittadino, ma se cambia la location resta immutata l'atmosfera suggestiva di uno degli appuntamenti più attesi prima delle feste, quello con l'Accademia Biagio Abate, per molti allievi non solo una scuola di musica, ma una vera e propria scuola di vita. Una scuola nel vero senso della parola, non si impara soltanto la musica, non si insegna solo la musica, ma si fa molta attenzione a quelli che sono i principi etici, morali e sociali che bisogna assolutamente insegnare ai ragazzi sin da quando sono piccolissimi.